La sfida è molto impegnativa e la posta in gioco è altissima. L'Italia sfida gli Stati Uniti d'America in uno scontro tra Mystery Box. Ora vi presenterò la Mystery Box che rappresenterà l'Italia. Tanto sicuramente sarà meglio l'americana. Tanto vogliamo parlare, quelli che guardano i video sono tutti italiani. USA. Allora, al suo interno possiamo trovare quattro bustine random che possono essere italiani, inglesi o giapponesi. Nel frattempo mi un gadget a tema Pokémon, una carta random di rarità V o superiore e una bustina extra italiana con una buona probabilità di trovare Destino Sfuggente, che sappiamo tutti che gran set che è. Dai, una bustina sta su 35 euro in italiano. Nero o bianco, la serie X e Y, Sole e Luna o Tempesta Argentata. Se la nostra Mystery Box è fortunata, cosa possiamo trovare al suo interno? Due bellissimi premi speciali, ovviamente in due Mystery Box diverse, quindi in questo caso ne troveremo al massimo solo uno. E può essere l'Ultra Premium di Charizard, quindi sicuramente il bigliettino che ci farà vincere l'Ultra Premium. Questa la dico io. O l'Alt Art di Aerodactyl di origine perduta. Sì, lo Stasis però perché è giapponese. Beh, ci sta, però, ci sta. Va bene. E noi ci piace. Ma quindi adesso per favore fai presentare a quelli importanti. Allora, abbiamo la fantastica Mystery Box di Pokéreb proveniente dagli USA. Allora, cosa possiamo trovare al suo interno? 5 pacchetti, è già 5 di base, dell'era Spada e Scudo. E potremo trovare un pacchetto extra tra verde, rosso, argento e gold. Perché gold fa più figo in USA. Allora, sa solo dire quello praticamente. Però, vai. Vabbè, te lo spiego, ve la spiego in inglese? No, ve la tolgo questo peso. Allora, nella verde possiamo trovare l'era di Spada e Scudo. Ovviamente, se troviamo la verde, speriamo in o evoluzioni etere o gran festa. Celebration in americano. USA. E nella rossa invece speriamo assolutamente l'era di Sole e Luna e XY, ma a noi ci interessa questa qui, XY evoluzioni. Mentre nella silver alziamo l'asticella qui, ragazzi, e vogliamo Regno dei Draghi, perché vogliamo fino a Diamante e Perla. Vabbè, anche Neo Destiny non sarebbe male. E anche un Neo Destiny, non ci lamentiamo assolutamente. Bella gold? È nella gold o fossil o Rocket. Ovvio! Cioè, dobbiamo avere la gold. Questa è gold garantita. E iniziamo ad aprire. Quale? Prima l'Italia. Va bene, intanto, prima di partire ad aprire, vogliamo ringraziare Poké Hunter Store per averci omaggiato di questa bellissima Mystery Box. Fantastica Mystery, comprata sul loro sito, che trovate qui sotto nel link. E quando state per pagare, con il codice sconto TOROIG3, mi raccomando ricordatevelo, TOROIG3, avete uno sconticino. Sullo sconticino per darvi una mano a fare i vostri acquisti. Sul vostro acquisto. Però se c'è qualcosa di succoso, magari la teniamo per ultimo, no? Certo che è un destino splendente. Sfuggente? Splendente. Mi sono un attimo buggato. Abbiamo intravedo qualcosa di giappo. Aspetta, perché tiro fuori uno alla volta. Pokémon Go giappo. Attenzione. Un Mewtwo Alternative Art? Qualcuno l'ha chiamato? Dato che ancora non l'abbiamo trovato. Tranne lui. Questo cos'è? Cos'è questo? Qui abbiamo. Praticamente sarebbe l'espansione di Lucentezza Siderale qui in Europa. Ok. Il bigliettino. Che comunque noi vi facciamo vedere perché giustamente. Ma il link lo trovate sempre in sotto nella descrizione. Bellissimo il bigliettino comunque. Un altro bigliettino alla vista, che ne bastava anche uno, grazie Poké Hunter. No, due è meglio. Perché come negli USA, più è meglio è. Questa, ok. È Lucentezza Siderale, quindi abbiamo anche quindi il abbiamo europeo. In giappo è in italiano a questo punto. Unita e Chilling Rain. Vedi? Anche nella Mystery italiana c'è comunque l'America. Copioni. Okay. Italiana pizza pasta mandolina. Ah, attenzione, perché abbiamo anche una carta V omaggiata. Killer V di che set? Di Astrelucenti, Astrelucenti penso. Astrelucenti, sì, carina. E? Aspetta perché... Io ho visto qualcosa, ragazzi. Ho visto qualcosa di interessante. Hai visto, bravo. No, ho visto qualcosa, dai. C'è una bustina lì, raga, che se riconosco aspetta, i colori... Aspetta, hai visto quest'altro adesivo, sì. Sì, ne ho visti due adesivi, ma forse ce n'è un terzo? Aspetta. Vediamo. Aspetta. Oh, c'è anche il gadgettino. Oh, un Pikachu! Pikachu Surf!
Bello, portachiavi. E il surf si fa in California, negli USA. Grazie. era l'obbligo. È gasatissimo questa cosa degli USA. Ma dai, chi è che mi porta la mystery box di PokéRap e la mystery box italiana number one? Allora, anche mi sembra di aver intravisto qualcosa, però non vorrei dire una cavolata. Vado? Vai. È il momento. Oh mio Dio! Oh, in italiano! No, ragazzi, in italiano! Destino sfuggente in italiano! Destino sfuggente in italiano! È introvabile! Sta a 35 euro la bustina! Ma scherziamo? Questa Sealed! Te parlavi di mystery box italiana, vuoi fare gli USA, adesso vediamo cosa trovi te nella tua. Intanto il destino sfuggente lo metto da parte, vogliamo se mi batti. Ma l'apriamo nel video, cosa dici? L'apriamo, va bene. L'apriamo. E adesso i ragazzi, i telespettatori vogliono sapere cosa può essere all'interno di destino sfuggente. Vogliamo prima aprire le bustine tutti? O prima aprire la mystery, cosa diciamo? Prima la mystery, dai, facciamo vedere prima la mystery, dai. Un pochino. Facciamo vedere anche quella americana, quella USA. È durissima. Cosa può avere al suo interno? È dura come i muscoli degli USA. Fa una malattia oggi. Oggi, raga, è veramente d'acciaio sta mystery, ve lo giuro. È fatta per non essere aperta. Oddio, ma è impossibile. Siamo allora molto. Abbiamo si è intravisto qualcosina? Forse è difficilissimo da aprire. Oh, vedo dei colori qui che, attenzione. Attenzione! Lucentezza siderale, colpo fusione, regno glaciale, evoluzione etere e Bibi Voltage! Ragazzi, questa tanta roba, Però non batte ancora il destino sfuggente. Beh, però già evoluzione etere. No, non ancora, ma vi ricordiamo che qui abbiamo la bustina colorata che faremo vedere alla fine. Alla fine. Intanto lascio le mie bustine americane qui e vai, questa ve la faccio vedere. Iniziamo con Chilling Rain contro Chilling Rain. Dai, facciamo un Chilling Rain. Inizio io, perché tu hai iniziato a spiegare prima la mystery, scusa. Va bene, dai, ci sta. O vuoi fare doppio spacchettamento? 1v1, only snipe, quando vuoi. Dai, ma ti batto. Ma sì, dai. Allora, mi devo stringere un pochino. Sì, oggi ci stringiamo un po'. Oggi ci stringiamo, anche perché non era voluto il doppio spacchettamento. L'ultima volta che avete visto il nostro doppio spacchettamento ha portato un bel po' fortuna a tutte e due, quindi. Mamma mia, mi ricordo. Direi che 1, 2, 3, 4. Oh, il trick poi, ragazzi, vi ricordo che è difficilissimo. Che nella nuova espansione è cambiato totalmente. Non abbiamo fatto il gioco dell'energia. E meno un punto di quanti. Partiamo da meno uno. Partiamo da meno uno. Ma tanto adesso guarda la pullata garantita, perché PokéRap è una certezza. Vediamo se anche. Oh, comunque, ragazzi, chi ve la porta? Italia versus USA. Cosmo. Isler. Dai. Agatha Christie. Siamo già alla reverse. È un Lycanroc. Però lo grafico. È già 1-0 per l'Italia. Anzi, 0-1 per l'Italia. 0-1. Quindi l'Italia si porta in vantaggio. Non è mai partita forse una partita con meno. A partire da meno 1. Però noi lo facciamo perché siamo innovativi, ragazzi. Innovativi. Chilling Rain è andato. Io direi un altro. Cosa che abbiamo insieme è Astri Lucenti. Tu in italiano, io Lucentezza siderale. Vediamo chi è più fortunato, il pacchetto italiano o il pacchetto americano. Non lo so, ma quello americano vince perché è più grosso. No, è un po' too much questo. Il codicino. Ok. Ve lo lascio qui. Allora, 1, 2, 3, 4. Energia, Cardo. Dimmi tutto. Io ti dico fuoco. E io ti dico erba. Vediamo. No! Non è vero! No! No! Doppi acciaio, ragazzi! E qui avremo una regola da inserire sui doppi spacchettamenti. Ve la spiego mentre andiamo avanti con lo spacchettamento. Allora, se l'energia è uguale nel nostro stesso pacchetto, anche lo stesso Pokémon, tra parentesi. No. Sì. Praticamente, se la indovini, rubi un pacchetto al tuo avversario. Quindi, se tu dicevi acciaio, mi potevi prendere un pacchetto dei miei. Questa è una nuova legge che mettiamo nei doppi spacchettamenti, che è tanta roba. Non è vero! Tarot! E io ho la reverse, uno Sneasel. Comunque, lo grafico! 3 punti hai fatto. E è un Regice! Sono già sul 2-1. No. Oh,
L'alternativa arte è vittoria. Anzi, 100 punti l'alternativa arte, eh? 100 punti. 100 punti. Se la trovi. Vabbè, quindi potrei sempre recuperare, perché qui, qui dentro, c'è Umbreon V. V Astro, sì. V Max Alternative Art. E adesso tocca a te. Scegli pure un pacchetto. Va bene, allora io vado con. Continuo con astri. Lucentezza siderale, sì. Sì, astri lucenti, lucentezza siderale. Quindi allora, adesso non sarà un altro. Esatto, non sarà un altro. Qui il trick è diverso. Queste le giapponesi mettono sempre in difficoltà il cardo. Sì, il trick mi sa che non c'è proprio qui, perché sono 5 carte se non sbaglio. Mi sa di sì, infatti. Ok, vediamo un po'. Allora, abbiamo Roselia. Dai, allora, qualcosina ci potrebbe essere. La lucenza di Greninja. Lucenta? Lucente. C'è un'altra? Pochiena. Pochiena reverse. Bella la reverse. Attenzione, perché io qui faccio punti su punti. Ragazzi, ma l'Italia mi sta distruggendo. Non è possibile. La prima volta nella storia in cui gli USA perdono contro l'Italia. Aspetta, adesso fammi capire. Dipende di che sport stiamo parlando. Allora, di che sport stiamo parlando? Siamo più forti in tutto, ok? Noi americani siamo i numberone in tutto, va bene? Adesso io vado di colpo fusione sperando in Genesect alternativo. Chi c'è anche? Gengar alternativo, Mew alternativo. Ce ne sono una miriade. C'è il mondo. Vediamo. Il gioco dell'energia non l'hai fatto. Passo a meno 2. Sei a meno 2. Attenzione. Oddio. Bravissimo. Così ti voglio. Però neanche lui l'ha fatto. No, io non c'è. Nelle Giappone non l'avevi fatto. Vabbè, facevi il gioco del indovina il Pokémon. No. Hai Veltal e per ora. Sei a meno 2. Sto perdendo di brutto. Ti devo recuperare 6 punti. O trovo l'alternative o trovo l'alternative. Allora, io sono a 3, lui a meno 2. Sono 5 punti per andare pari. Però ti faccio una domanda: se io lì dentro trovo il pacchetto silver o il pacchetto gold, vinco di base, perché niente può reggere il valore di quello. Ci può stare. Oh, guarda che abbiamo anche i codicini in giapponese. Ma chi me li regala i codicini in giapponese? Dai, chi ve li regala? Oh, non ha fatto il gioco dell'energia. Meno 1. Ah, ma scusa, più prima, meno 2, torna a 4, basta. No, quant'era? Qua, regia? A 4, vero? No, era 3. Era 4, era 3, quindi facciamo che sono 2, dai. Vabbè, la regia terrà il conto, comunque meno 2. Tanto io sono 2 e lui è meno 2. Meno 2, basta. Una speranza è poca che mi recuperi, ve lo dico già. Pokémon Go, il set che a me è piaciuto tantissimo, al mondo ha fatto tantissimo schifo. Eccola l'energia, allora maggior ragione meno 1. Attenzione, perché questa è un'energia bellissima. Reverse, bella, con Pokémon Go qua sotto. Questa vale un punto, vale? No. Però con il support che è olografico, sì. No, è garantito l'olografico in Pokémon Go. Abbiamo un Vivid Voltage. Attenzione, detto in italiano. Io un saluto all'iscritto lo vogliamo fare? No, oggi no. Oggi non si fa. Non è vero, oggi lo facciamo. Un secondino che vi do il codice. Apro questa bustina, poi rimane una bustina al cardo, una bustina a me, ma abbiamo la bustina segreta tenuta da parte solo per voi. Non hai fatto gioco dell'energia. Oh ragazzi, non io lo fai. Oggi, ma perché mi distrae, chiacchiera con me. È perché non riesci a fare le cose in una volta. Basta, oggi non si fa il gioco dell'energia, ho deciso. Allora, almeno 3. Oshawott, Mew e punto. Un punto, Steelix V. Che bello è poi, mi piace un sacco. E quindi l'iscritto fortunello di oggi Chi sarà? È Mario Bardazzi. Ciao Mario. E oggi, in onore di questo super video speciale di USA, ti dedichiamo questo. Il pacchetto speciale di Pokéreb, che è di colore red. Wow. Quindi, e ricordiamo cosa possiamo trovare all'interno del pacchetto sole rosso. Sole e luna o X e Y. Lo facciamo vedere per Mario Baldazzi. Vediamo cosa c'è. Te lo facciamo vedere dopo. Dopo. Quindi rimani con noi. Un po' di hype. La suspense. Però la lasciamo qui questa. Sì, perché allora ci piace. Ora sono rimaste, facciamole vedere perché sono importanti. Andiamo tutte e due. Sì, andiamo ovviamente con quella meno costosa prima. Quindi evoluzioni etere. Quindi ovviamente partiamo con l'America. Quindi finiremo con l'America. Che finora ritorniamo con l'Italia. E continueremo con l'America perché abbiamo la bustina segreta. La bustina segreta. Attenzione. Porca. Allora, io propongo una challenge qui al cardo, subito. Questo l'avevo visto. Questo è bello l'adesivo. Propongo una challenge subito. Ciao Pokéreb. Al cardo.
Se lì dentro, nella red, mi esce X e Y, evoluzioni, ho vinto automaticamente questa partita. Ragazzi, è una bustina che costa un sacco di soldi. Sta sui 50 euro a bustina circa. Io ti posso anche dire di sì, però direi di far scegliere a loro nei commenti. Va bene, scegliete voi nei commenti. Se c'è X e Y dovete commentare se ho vinto io o il cardo, perché tanto ormai appunti, almeno che non prendo un alt art. E vi dovete ricordare, ragazzi, anche se volete essere salutati come Mario Bardazzi, un bel ciao con la X finale come Phoenix. Un bel like se vi va, tanto siete lì ormai, un commentino, ogni tanto. Oltre che ciao, tipo ragazzi siete bravissimi, Phoenix sei bellissimo, lo so, grazie. E... ma andiamo avanti. Un po' too much questo. Andiamo avanti con i pacchetti e iscrivetevi al canale perché solo su Itoroig queste fantastiche challenge USA. Dovevo mettercelo, oggi glielo devo mettere. Oggi stai esagerando. Questo lo lasciamo qui, insieme alla bustina, sì. Red. Fallo vedere lì. Ragazzi, qui l'alternative art mi fa garantire la vittoria. Attenzione. Questo è il codicino per voi che... Evolving Sky. Non è scontato di Evolving Sky perché ultimamente è introvabile. Ho visto art non set. Hai fatto il gioco dell'energia? Bravissimo! Ragazzi, io mi perdo, ragazzi, nel parlare. Non mi fa neanche giocare. Vedete quanto è bellissimo lui, no? Però USA! Teddy Ursa e Wobba Fett e Wishy Washy. Quindi sei a meno 3. Sono... Madonna, ma quanti punti sto perdendo? Regia, si può rimanere a zero, per favore, non meno. Io però adesso ho le mani che fremono, quindi... Mamma mia, destino sfuggente, ragazzi, non lo spacchetto da un secolo e continueranno a spacchettarlo perché lo spacchetta il cardo. Allora, sono il trick sinceramente qui non so se cambia. Se non sbaglio a tre. Ma ricordiamo che set è, cosa si può trovare al suo interno. Un fantastico Charizard shiny. Allora, io voglio farlo. GX, full art, bellissimo. Ma c'è solo lui? No, ce ne sono tante. Non se li ricorda. C'è Mewtwo, shiny, fantastico. C'è Umbreon shiny. Ragazzi, una di queste, me ne basta una. Anche il codicino qui secondo me vale tipo 4-5 euro, una roba del ma genere. Almeno, però lo regaliamo, almeno, perché almeno siamo magnanimi. Ma, qua, ma guarda, la magnanimità. Allora, il trick hai detto che è a 3, vero? Forse al 3. Proviamo, testiamo, vediamo cosa succede. Allora, io ho un po' paura. Facciamo un gioco dell'energia lo stesso, perché non mi ricordo. No, mi sa che qui... Vabbè, comunque, io dico fuoco, ma non lo so. Io dico buio. Ecco. Beh, vuole aumentare il suo... Allenatore! Perfetto. Forse abbiamo sbagliato. Ok. Forse il trick è sbagliato. Ok. Però guarda che belli gli artwork. Suggerimento di Sabrina. Chissà cosa ci vuole suggerire. Oh, tre allenatori di fila, ragazzi! Bella determinata. Misty. Questa c'era anche full art, se non sbaglio. Che ricordi, Misty? Mistici, i ricordi. Clefairy con l'energia del folletto. Ma che bello, sole e luna. Vado molto piano perché sono un po'. Mi stanno tremando un po' le mani. No, stai giù, calmo. Va bene, Jigglypuff. Ok. Abbiamo un Ekans. Praticamente. Allora, vola. Ricordo guarda quella Articuno buona dietro. Stanner. Bello. Bello Articuno che vola. La reverse. Rara. E quindi la shiny. Analisi di Bill. Oh! Gyarados GX! Buono! L'abbiamo pullato! Incredibile! Buono, l'energia! Oh, l'energia folletto! Questa erano 10 punti se l'azzeccavi. È vero. Bello! Qualcosina comunque abbiamo trovato. Bella, da mettere in collezione, ci sta tutto. Bello, poi Gyarados comunque un bel po'. Ma adesso spostati perché lasciamo fare ai professionisti qui. Oh, ma ti rendi conto? Nella bustina red dedicata a... Oh no! Dedicata a... Mario Bardazzi. Bardazzi è chiamato in cassa 5. Abbiamo Mario. Comunque Pokerev rende tutto più complicato. Sono USA. USA. USA uguale complicato. Oh. Guardiamo un po' la bustina, Vai. Oh! Eclissi cosmica! Buono. Mamma però... mia, ragazzi! Allora, o mi trovi qualcosa di veramente importante o te la sfida oggi l'hai persa totalmente. Ma qui eclissi cosmica, c'è tanta roba importante. Io ho trovato anche la ZX, comunque questo, sono punti. Questa bustina è esplosa, guarda. È tipo morbidissima. Buono. Ragazzi, questo codicino vale più di Destino Splendente. Allora, qui il trick sfuggente. È 4. Argente, non lo so, ci provo. Energia, fuoco. Buio. E lotta. Lotta. Oh, ci ho azzeccato anche con l'energia.
Cioè, nel senso, non l'ho presa, però il trick l'ho preso. Quindi l'arvestra dovrebbe andare bene, dovrebbe andare. Floet, che bello. Oh, anche il feeling nelle mani. Snorant, Rockruff, Dearly, Ng, Teddy Ursa, Violet, la Reverse, Team, rosso e blu, tra parentesi, e Glalie. Ma fa vedere questa. Beh, sono belle però, dai, bella, ragazzi. Bella. Abbiamo fatto delle belle mystery, abbiamo pullato più di quella italiana, quindi Pokerev, ci dispiace, hai perso in questa sfida. Italia! The Poke Hunter Store, siete stati fantastici con questa mystery grazie box. Grazie mille. Lo ammette anche gli USA. E adesso mi vado a mangiare un bello dog, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao!